Ticino in mostra a Giubiasco fino a domani sera. Un evento che riunisce tutte le forme di riscaldamento ecosostenibile. Vediamo. Fotovoltaico, solare termico, geotermia. Tutte forme di riscaldamento all'avanguardia, ecosostenibili e riunite sotto un unico tetto, il mercato coperto di Giubiasco. Inaugurata ieri, anche quest'anno Ticino Impiantistica si presenta al pubblico e lo fa serenamente, mostrandosi quindi un settore unito, sicuro, che sa di avere le carte giuste da esibire malgrado le difficoltà alle quali l'industria ticinese è sempre più confrontata. Lei nel suo discorso inaugurale di questa settima edizione ha per l'appunto messo l'accento sulla concorrenza sleale a cui sono sottoposti i nostri artigiani per colpa dei padroncini. E continuerò a metterla perché nell'edilizia, e non solo anche nell'edilizia, siamo confrontati con questa invasione e io mi sono preso la briga di affrontarla e di cercare di portare delle soluzioni e continuerò su questa strada. Fin quando arriveremo finalmente a portare ossigeno alle ditte locali. Concorrenza sleale o no, l'offerta autoctona comunque c'è. Sono circa una settantina gli espositori che in questi tre giorni, legati da uno stesso ideale, ossia quello di sensibilizzare i visitatori alle energie rinnovabili, propongono le principali tecnologie di ultima generazione. Qui troviamo dal bruciatore alla pompa di calore, pompa geotermica, pannelli solari, fotovoltaico, termico, insomma un sacco di tecnologia proprio per invogliare il consumatore finale all'acquisto, anche e soprattutto su quello che sarà il risparmio energetico. Non bisogna infatti dimenticare che nel 2011 Consiglio federale e Parlamento si sono espressi a favore dell'abbandono graduale del nucleare, volgendo lo sguardo alle energie rinnovabili, una politica a cui il Ticino sembra quindi rispondere bene. Risponde molto bene. Possiamo anche dire che se c'è un privato che ha bisogno della consulenza può trovare presso uno stand della Risanare Conviene del programma edifici dei consulenti del Dipartimento del Territorio che possono dare informazioni molto utili per magari ricevere certi incentivi. L'invito è allora quello di venire a scoprire questo fiore all'occhiello dell'industria ticinese oggi fino alle 22 e domani dalle 13.30 alle 19.00.